altro nostro consigliere comunale Enrico Stefano, che è proprio nella commissione commercio, quindi vi racconterà un focus proprio su questo argomento in particolare. Grazie Enrico. Sì, grazie. E, appunto, come ha appena detto, intanto vi ringrazio di essere così numerosi. E dicevo, appunto, come ha detto Carla, io faccio parte della commissione commercio, non solo della commissione commercio, ma anche delle commissioni mobilità e ambiente, che apparentemente potrebbero sembrare due argomenti molto distanti dal tema di oggi, perché appunto parliamo di imprese e quindi anche di commercio. In realtà io, noi del Movimento 5 Stelle, pensiamo che le imprese debbano essere messe nelle condizioni di lavorare e di svolgere il loro lavoro a 360 gradi. Quindi parto dall'argomento che potrebbe magari un attimino sembrare più distante, che è quello della mobilità. In realtà io molto spesso ci rifletto: quale impresa va ad investire in una città come Roma, dove i tempi di spostamento non sono certi? Un'impresa che non sa se il suo dipendente arriverà al lavoro in un'ora, in mezz'ora, in un'ora e mezza, perché un giorno non funziona l'autobus, un giorno non funziona la metropolitana, un giorno non funziona il tram, un giorno la strada è chiusa, bastano 5 minuti di pioggia perché la città si paralizzi. Quindi è importante anche mettere le imprese nelle condizioni di lavorare in questo modo. Un altro tema importante che ho seguito in questi anni, in questi mesi, è il tema del carico e scarico merci, un tema sicuramente molto sentito a Roma. Anche qui il nostro sindaco Marino magari ha portato avanti delle proposte che potrebbero anche essere interessanti, come il discorso della ZTE dal centro e quant'altro, ma allo stesso tempo garantisce alle imprese di lavorare anche in quelle zone, e potrebbe essere fatto tranquillamente. Qualche esempio che ci è venuto in mente, qualche proposta che abbiamo fatto ma che purtroppo non è stata accolta: ad esempio c'è il servizio di car sharing organizzato direttamente dal Comune di Roma. Allora il discorso è: perché non fare un car sharing con veicoli commerciali, con delle tariffe convenzionate per tutte quelle piccole e medie imprese che lavorano nel centro storico, e magari in questo modo potrebbero avere un mezzo più economico, più facile per spostarsi, ma anche più attento all'ambiente, perché sappiamo tutti che il car sharing poi ha degli innumerevoli vantaggi dal punto di vista ambientale. Ancora si potrebbe fare tanto, ad esempio, con le ex rimesse di ATAC. ATAC ha delle ex rimesse che sono limitrofe al centro storico, parliamo della rimessa di Piazza Ragusa, quindi zona San Giovanni, della rimessa di Piazza Bainzizza in zona Prati, quindi praticamente luoghi centrali che sono abbandonati a loro stessi. Perché non farli diventare dei mini hub di carico e scarico merci, ovvero lì arrivano i mezzi più pesanti e poi da queste aree di scambio partono dei mezzi per consegnare le merci in centro storico in maniera magari più efficiente? Quindi appunto ci sarebbero tante proposte anche da questo punto di vista. Faccio anche un attimo un parallelo con la commissione ambiente che seguo. Come accennava Marcello, questa città soffoca di tasse cittadini e imprese, che è un aspetto molto grave, perché appunto se non metti le imprese nelle condizioni di lavorare, quell'impresa magari non assumerà un'altra persona, e quindi, diciamo così, l'economia è strozzata in partenza. Paghiamo la tariffa rifiuti più alta d'Italia a fronte di un servizio che non esiste. Io qualche giorno fa parlavo con un bar dalle mie parti, io sono nato e cresciuto nella periferia di Roma, e diceva: Enrico, io pago 3-4 mila euro l'anno di tariffa rifiuti, che praticamente è quasi un affitto, a fronte di un servizio che non mi viene di fatto erogato. Allora anche qui una proposta che noi abbiamo fatto più volte, anche 2-3 giorni fa, quando in Assemblea Capitolina, magari come avrete sentito anche dai giornali, si è discusso l'affidamento del servizio ad AMA. La tariffazione puntuale è fondamentale, perché permette ovviamente di valorizzare il cittadino virtuoso, ma anche di valorizzare l'impresa virtuosa, perché se il ristorante, piuttosto che l'albergo, piuttosto che il bar, piuttosto che la pizzeria, utilizza magari la bottiglia di vetro, che è riutilizzabile ancora prima che riciclabile, allora magari a quel ristorante gli faccio pagare un po' meno di tariffa rifiuti, perché offre un servizio migliore, allo stesso tempo lo alleggerisco di un carico fiscale, e quei soldi possono essere destinati ai lavoratori, agli investimenti di quell'attività e quant'altro. Quindi anche qui delle proposte interessanti. Un risultato che siamo riusciti ad ottenere concreto, nonostante sediamo da 2 anni i banchi dell'opposizione, è l'eliminazione della doppia tariffa rifiuti, perché fino a qualche mese fa le imprese che producevano prevalentemente rifiuti speciali erano costrette a pagare 2 volte la tariffa rifiuti, prima ad AMA, l'azienda municipalizzata, e poi quando smaltivano i rifiuti speciali, perché come sappiamo i rifiuti speciali devono essere smaltiti presso delle apposite ditte che ovviamente vogliono essere pagate. Questo sempre appunto per il meccanismo assurdo, perché noi la tariffa rifiuti non la paghiamo in base ai rifiuti che produciamo, ma in base ai metri quadrati della nostra abitazione piuttosto che della nostra attività, che è un assurdo, un po' come se io vado al supermercato e mi fanno pagare la spesa in base a quello che dovrebbe essere il mio standard di consumo, anziché quello che poi effettivamente il chilo di mele
che ho acquistato, che è un qualcosa di assurdo. Questo è il risultato che siamo riusciti ad ottenere dall'opposizione, grazie alle tante associazioni di categoria con le quali siamo in contatto, con le quali portiamo avanti delle proposte, perché il bello della città di Roma è che, nonostante, diciamo così, versi in una situazione abbastanza tragica, ci sono però in realtà tante realtà associative, piuttosto che di categoria, che di settore, che fanno il loro lavoro e portano tante proposte molto spesso interessanti, che basterebbe ascoltarli per cambiare il volto di questa città. Poi appunto arriviamo alla commissione commercio, che è la commissione che seguo, che a Roma è una commissione molto bella, perché è una commissione che copre, diciamo così, veramente tutte le attività della città. A Roma c'è un aspetto molto importante che non è totalmente affrontato dalla politica, che è il tema dell'artigianato. Noi abbiamo delle tradizioni a Roma. Io vi invito a girare un po' per le vie del centro storico, magari per quelle un po' meno note. E ci sono delle attività, delle maestranze straordinarie che praticamente ci dimentichiamo e stiamo perdendo. Prima parlavamo del turismo, noi ai turisti vendiamo delle statuette, magari made in Cina, che magari sono bravi a fare gli smartphone, ma certo non le statuette. E poi a Roma abbiamo un artigianato che non riesce ad avere uno sbocco, che non è conosciuto, ma anche a poche centinaia di metri dalle vie magari dove si concentrano i flussi turistici. E questo è un aspetto molto grave. Noi più volte abbiamo portato avanti l'idea di creare una o più città dell'artigianato a Roma. Ci sono anche qui dei locali, degli immobili di proprietà pubblica praticamente abbandonati a loro stessi, che potrebbero avere una nuova vita diventando città dell'artigianato. Sarebbe un aspetto interessante da valorizzare, da far conoscere intanto a quei cittadini che abitano lì vicino, ma poi anche ai flussi turistici, evitando ai turisti di far fare i soliti giri in fretta e in furia, che poi non portano a nulla. Quindi questa è anche un'altra idea che noi stiamo cercando di portare avanti con fatica, ma che non si riesce purtroppo a far entrare nella mente di alcuni politici, di alcune forze politiche che magari sono interessate maggiormente ad altri aspetti. Quindi un po' è questo il discorso. C'è anche l'aspetto dei mercati rionali. I mercati rionali sono un altro patrimonio che nelle altre città d'Italia, non solamente all'estero, ma anche ovviamente all'estero, sono rinati. Sono rinati come? Magari caratterizzandosi per dei prodotti tipici, per dei prodotti biologici, per dei prodotti a chilometri zero. In molte altre città d'Italia e in molte altre città dell'estero si è data la possibilità ai mercati rionali di effettuare anche la somministrazione, quindi magari la frutteria dove io la mattina compro la frutta, il pomeriggio tornato dal lavoro mi può fare la spremuta o il frullato. Quindi anche qui ci sarebbero molte idee per far rinascere e per dare una seconda vita a dei luoghi che altrimenti rischiano di restare abbandonati a loro stessi. Ecco, io non mi dilungo ulteriormente perché i tempi so che ovviamente sono stretti e chi parlerà dopo di me sicuramente avrà altre cose interessanti da dire, però io concludo dicendo questo. Noi siamo 4 portavoce al Consiglio Comunale di Roma. Stiamo facendo un gran lavoro di ascolto, di proposizione di tutte quelle che sono le buone idee delle realtà che ci sono a Roma, e veramente non vediamo l'ora di metterle in pratica, magari quando saremo al governo, speriamo il prima possibile, della città. Grazie. Bravo, bravi i nostri consiglieri comunali. A volte basta veramente che la politica di nuovo ascolti il territorio, perché molte iniziative si possono realizzare anche a costo zero, ma effettivamente finora la politica è stata veramente sorda.